Pace a voi, fratelli e sorelle, stiamo celebrando, come dicevo all'inizio, la quindicesima domenica del tempo ordinario e anche questa sera la parola di Dio parla alla nostra vita, come fa tutte le domeniche, non avrebbe senso altrimenti ascoltarla se non parlasse alla nostra vita. E in modo particolare abbiamo ascoltato questa parabola, ho scelto la forma breve, un po' per tanti motivi, primo fra tutti perché fa tanto caldo e questa parola è molto lunga, ma voi vi portate il foglietto a casa e la leggete. Ho scelto la forma breve dove c'è il centro della parabola che noi interessa e che può servirci per la settimana che si apre davanti a noi. Innanzitutto diciamo una cosa importante, la parola parabola deriva dal greco e significa parabalein, gettare avanti. Perché parla alla nostra vita questa parabola? Perché in questo senso la nostra vita, se ci pensiamo, è sempre gettata avanti agli altri. Perché? Perché siamo continuamente esposti agli altri, come parliamo, come ci vestiamo, come le scelte che facciamo, come guardiamo. Tutto di noi dice qualcosa all'altro, quindi la nostra vita è come una parabola, è gettata avanti all'altro, avanti alla storia. Il nostro modo di comunicare, per esempio, dice anche il nostro modo di amare. Oppure c'è un rapporto molto profondo, per esempio, tra le parole che pronunciamo o quelle che non pronunciamo e le relazioni che costruiamo. La nostra vita parla sempre. È inevitabile. A volte parliamo con i silenzi, per esempio, a volte parliamo con i nostri sguardi, basta uno sguardo e ci si intende, e nel bene e nel male, ma ci si intende. A volte parliamo con le nostre decisioni, a volte parliamo anche con la nostra indifferenza. Tutto quello che facciamo parla di noi. Il modo in cui comunichiamo, allora, quello che facciamo, lascia sempre un segno dove vi sto portando. Lascia sempre un solco nella terra di chi incontriamo, perché le nostre vite, fratelli e sorelle, stando alla parabola che abbiamo ascoltato, sono dei campi, e quando qualcuno dentro mette i piedi lascia dei segni. È inevitabile, o che sia sassoso, o che sia disponibile arato, o che sia come sia, lascia sempre un segno chi entra e chi esce. E allora il modo in cui attraversiamo la vita degli altri dice chi siamo, come amiamo, a chi apparteniamo. Vedete, anche Dio fa la stessa cosa con noi, perché con la sua parola lavora il terreno della nostra vita e non si rassegna fino a quando non ha tirato fuori il frutto anche dal terreno più arido, anche da quello che apparentemente sembra non risponda in questo momento al desiderio di Dio. Perché le nostre vite sono come un campo, attraversano tutte le stagioni. A volte, parafrasando questa parabola, siamo stati indotti a pensare o a porci la domanda: che terreno sono io? Sarò il terreno sassoso? Sarò il terreno fertile? Sarò il terreno... E a me questo modo di porre questa parabola mi sa tanto di senso di colpa, perché io mi sento in colpa che non sono il terreno in questo momento buono per accogliere la parola. Invece vorrei darvi un'altra lettura, un'altra chiave di lettura di questa parabola, e cioè il compito di Dio e la disponibilità di Dio a scommettere comunque sulla nostra vita, comunque e ovunque e in quale condizione ci troviamo in questo momento. Siamo un terreno sassoso? Dio scommette su di noi. Siamo un terreno spinoso? Dio scommette su di noi. Siamo un terreno superficiale? Dio questa sera sta donando ancora il seme della sua parola. Vedete? È lo stile di Dio, che non fa calcoli e spreca. Se c'è appunto una caratteristica propria dell'amore di Dio, è che Dio spreca. È uno spreco però che ha una sua efficacia. Attenti a questa parola, perché noi siamo chiamati a non sprecare tante cose, a non sprecare il cibo, a non sprecare il tempo, a non sprecare...
ma nell'amore non c'è mai spreco, fratelli e sorelle, mai. Chi investe nell'amore, e lo sanno bene le mamme e lo sanno bene i genitori, investono sprecando, non facendo mai calcoli. Ecco l'amore di Dio, ecco lo stile di Dio. Che è bello pensare che Dio in questo momento, che sono magari in una situazione di sofferenza, che in questo momento sono in una situazione di apatia, che in questo momento sono in una situazione di dubbio, Dio scommette su di me. Dio mi sta donando questa parola, che è questo seme che viene gettato. E io, qual è il mio compito? Accoglierlo, accoglierlo. Anche se magari usciti da qui, le preoccupazioni lo soffocheranno, quel seme. Ma Dio ci sta scommettendo, capite? Non siamo lasciati soli. Ecco la bella notizia, che in qualsiasi situazione ci troviamo, non siamo lasciati soli, perché Dio continua a seminare. E se questo è lo stile di Dio, qual è il nostro stile? Continuare a scommettere, mai perdersi d'animo. E lo dico per esempio in riferimento ai genitori, nella trasmissione della fede, oggi il Papa ce lo ricordava questo. Diceva, i genitori non si devono mai stancare, come fa Dio, di gettare il seme. Il seme che non è il mantra, si è andato a messa oggi, hai detto le preghiere, ma il seme è uno stile di vita evangelico vissuto in casa, che a volte passa dalle parole, che a volte passa dai silenzi, che a volte passa dall'esempio, ma è lo stile del Vangelo, mai stancarci in questo senso, di essere allora un piccolo seme da gettare lì dove il Signore ci ha posti. Noi siamo terreno dove l'amore accade, cade e accade dentro di noi. Che bello questo! Il seme è l'amore di Dio che scende dentro di noi, cade e accade qualcosa di nuovo quando quel seme viene accolto. E allora, fratelli e sorelle, attenzione però, che tutto questo si gioca nelle relazioni. Attenzione a non entrare nella logica del mondo, che invece non vuole che noi sprechiamo e facciamo calcoli. Al contrario, che calcoliamo. Noi calcoliamo tutto. E soprattutto c'è un valore aggiunto oggi nel nostro modo di fare, e c'è una parola che racchiude questo stile, che è quello della reciprocità. Oggi ci piace molto questa parola, al mondo piace molto questa parola, la reciprocità. Cioè, faccio qualcosa ma mi aspetto che l'altro ricambi. Questa è la reciprocità, va bene? Attenzione, che questo non è lo stile del Vangelo, però non è quello che ci chiede il Signore. Perché questo significa calcolare, significa avere la sicurezza e la certezza che, è vero, sto investendo, ma ho la certezza che mi ritornerà. È più difficile, sto investendo e non ho la certezza che mi ritornerà. E questo è lo stile del Vangelo. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quanto è difficile. Per questo siamo qui. Noi stiamo qui non perché siamo migliori di quelli che non stanno qui, perché sappiamo che è difficile vivere così e abbiamo bisogno di questa parola e abbiamo bisogno della forza di Dio, che è l'Eucaristia, che ci aiuti in questa settimana a vivere così, ricordandoci di questa parola e ricordandoci che a partire dalle piccole relazioni tra marito e moglie, tra genitori e figli, non dobbiamo calcolare, ma sprecare, sprecare. Ne vale la pena, fratelli e sorelle, perché chi vive così vive in maniera libera dai condizionamenti che ne possono venire da un tornaconto personale, perché prima o poi saremo delusi, perché quando tu entri in questa dinamica in cui ti aspetti qualcosa, ecco, le aspettative vengono automaticamente deluse, perché ti sei costruito un film e quel film poi non corrisponde a quello che tu pensavi. La gratuità invece ti fa guardare il cielo e dire grazie, Signore, perché mi dai questa possibilità di donare oggi che posso donare. Lo faccio con tutto il cuore, senza aspettarmi il contraccambio.
Questo è lo stile del Vangelo e noi vogliamo chiedere il dono dello Spirito perché ciascuno di noi, uscendo questa sera da questa chiesa e tornando a casa propria, possa già cominciare a viverlo, incontrando le inevitabili difficoltà che si incontrano e che cercherà, perché il demonio sta sempre alla porta, Se voi avete un desiderio di costruire l'amore, la pace, l'amicizia, lui farà di tutto per decostruire. Forti di questo, siamo qui, ascoltiamo questa parola, prendiamo Gesù dentro di noi e torniamo a casa con l'armatura per combattere il buon combattimento della nostra fede ovunque il Signore ci ha posti. Buona settimana a tutti. Sia lodato Gesù Cristo.